Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi presento una sfida un po' particolare che ho chiamato sfida tra gli estremi, perché mette a confronto la cottura di un paniello maturato in 6 ore a temperatura ambiente e un altro maturato su 24 ore a temperatura ambiente e tenuto per un mese in freezer. Iniziamo subito a preparare i panielli e vediamo gli impasti. Potete tranquillamente mettere il fermo immagine per vedere esattamente che cosa stiamo confrontando. Adesso iniziamo con la preparazione. Prendiamo il paniello che ha maturato per 6 ore a temperatura ambiente e iniziamo la stesura con questo primo paniello. Al tatto è molto morbido e devo dire che nonostante si sia trattato di sole 6 ore e tutto sommato con poco lievito, 0,8 grammi, è anche molto ben arieggiato. Allarghiamo bene il disco e iniziamo subito con mettere la passata. Pomodori corbarini. Ultimamente sto usando sempre questi perché li ho trovati molto buoni e molto adatti. Rimangono abbastanza densi, quindi ideali per la preparazione delle mie pizze. Disponiamo bene la passata su tutto il cerchio. Prendiamo l'olio extravergine d'oliva che è prodotto nella campagna in cui vivo, ne mettiamo un pochino e poi, come mi avete suggerito, con attenzione anche il formaggio grattugiato che è parmigiano. Prendiamo poi un po' di foglioline di basilico. Fuori casa, in veranda, ne ho una vera piantagione. Disponiamo delle rondelle di olive nere e infine il fior di latte, in questo caso fior di latte arborea. L'ho fatto a pezzetti per favorire la cottura. Ora tiriamo la pizza sulla pala e, come esige la tradizione napoletana, solo una volta che sulla pala provvediamo ad allargarla fino a riempire tutto lo spazio della pala, che è circa 31 cm e poco più. Vedete che è docilissima. Quindi andiamo in forno nell'F1 P134H modificato da BAI-FDM. L'ho impostata a 520 gradi con una gestione del PID non aggressiva, in maniera tale da poter cuocere la pizza con più calma e in un tempo ovviamente un po' più lungo. Quindi cuocerà in circa 55 secondi o poco più. A 30 secondi noi la giriamo. In realtà con questa gestione del PID potrei anche farne a meno, perché la cottura è molto uniforme, ma proprio per presentare nel miglior modo possibile preferisco girarla e rinfornare per un altro po' di secondi. Attraverso la fessura della paratia di acciaio voi potete vedere quanto si sta gonfiando il bordo. Aspettiamo ancora pochi secondi e togliamo la pizza. Si intravede già la maculatura e quindi diciamo che la pizza è ben cotta. Un ultimo controllo e la togliamo, quindi un totale di un minuto esatto. Ora, come potete vedere, la pizza è ben pronta. Osservate bene la maculatura, ci ritorneremo. Mettiamo un filo d'olio, poi foglioline di basilico greco e la pizza è pronta. E passiamo alla stesura della seconda. La maculatura, come vedete, c'è, ma non è particolarmente marcata. Eccoci qui, prendiamo il secondo paniello, che è quello stavolta che è venuto fuori dal riposo di un mese in freezer. Lo stendiamo, anche questo è estremamente morbido, e nel contempo però è meno arioso del precedente.
voi non lo potete magari notare, ma ve lo dico io che lo sentite al tatto, e comunque si vedrà dopo nel risultato con un cornicione un po' meno marcato. Come vedete, il paniello risponde benissimo a quello che noi abbiamo esigenza di fare, si fa allargare con grande facilità. Quindi iniziamo anche qui con i condimenti. I condimenti sono gli stessi, nella stessa quantità e disposti nella stessa identica maniera. Sostanzialmente si tratta di due margherite un po' modificate con l'aggiunta delle olive, niente di più. Anche la cottura in forno sarà identica, stessa temperatura e più o meno stessa tempistica. Abbiamo messo anche l'olio, ora il parmigiano grattugiato, sempre con maggiore attenzione che in passato. Foglioline di basilico abbondanti che fanno colore e danno sapore, poi le rondelle di olive e infine, subito dopo le olive, passeremo a disporre il fior di latte. Le dosi di fior di latte sono identiche per tutte e due le pizze, erano divisi sul piatto in maniera tale proprio da avere perfetta somiglianza tra le due preparazioni. Tiriamo anche in questo caso la pizza sulla pala e in questo caso rispetto a prima dobbiamo allargare e tirare un po' di più per farle riempire bene la pala, mentre nel caso della prima pizza l'estensibilità era maggiore. Però come vedete nulla di particolare. Andiamo in forno anche in questo caso per circa un minuto, forse qualche secondo in meno. E anche in questo caso, dopo 30 secondi, provvederemo a girare la pizza. La pizza si sta cuocendo, piano piano si sta gonfiando il cornicione e tra un istante facciamo la girata. Ecco qui. Giriamo la pizza e già si intravede una differenza nella maculatura. Cornicione meno marcato, ma maculatura estremamente più marcata. Adesso lasciamo andare per un altro po' di secondi, poi toglieremo la pizza e potremo confrontarla. Ecco, neanche 50 secondi, praticamente poco meno di 50 secondi. Questa è la pizza. Come potete vedere, molto più maculata della precedente. Mettiamo anche qui un filo d'olio, un po' di basilico greco e poi confrontiamo le pizze. Le guardiamo anche nel fondo, che in questo caso devo dire che soprattutto nella pizza uscita dal freezer si è leggermente scottato. Parliamo di cose da nulla. Questa è la pizza pronta, ora le metto a fianco e le confrontiamo. Vedete, una al cornicione più basso ma è più maculata, l'altra il cornicione più alto ed è un po' meno maculata. Controlliamo anche il fondo. Vedete, questa è leggermente più bruciata sotto il cornicione. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do un arrivederci al prossimo video.